Manda è meglio al pepe ed il marito cotto aglio, le cime di re pepe. Il pranzo è prelibeto, il gusto è delicato, sarai un po' cornuto ma non sei più mazzie eto. Ti chiama Cicciolino, tesoro faccioccone, ma con l'amico bello poi ti bruciano il paio. Simpatico il tuo amico, è bella anche la moglie, con gli occhi se lo spoglie, poi ci vengono le voglie. Everybody! Finché c'è gusto, no, non c'è perdenza. Oh yes, oh yes. Butta tua moglie che puoi vivere anche se pensa. Oh yes, oh yes. Finché c'è gusto, no, non c'è perdenza. Hai tu, hai tu. Senza la coniuge ti sentirai fru fru. La moglie è meglio in bianco, l'amante è meglio a pepe. Ed il marito cotto aglio, olio, cime di re. Ebbè, veramente, il pranzo è prelibeto, il gusto è delicato, sarai un po' cornuto, ma non sei più mazzie, eto. Mi fa male. No, no. Sì. No, così no. Così sì. Eccolo qua. La vuoi finire di piangere, Maria? E piange sempre. Peppino! Che c'è? Come sono agitata. Oggi arriva il nostro figlio. E devi essere allegra se è agitata. Vatti a dare un'ingipriata, dai, sbrigati. Non so che cosa mi prende. Sono così agitata. Peppino! Che c'è? Oh! Volete spicciare per andare alla stazione? Porca miseria! Ma papà! Ti volete sbrigare, sì o no? E la vuoi piantare? Ma come? Rispondi così a me! Io sono tuo padre, scemo di guerra! Quel treno arriva da Londra, mica arriva da Baletta! Che prende, aspetta! E non ho capito, è tu, e questa piangici che si diamo tutti, no? Un momento! Che momento, che momento, spicciati, papà! Più facciamo casino in questa casa, e più ci incasiniamo tutti quanti, e che è un casino! Che si sei messo, il cappello mio ti sei messo! Tu non mi fai capire più niente, non mi fai capire me! Andiamo! Ti pareva. È in arrivo sul primo binario il rapido proveniente da Napoli. In testa le vetture provenienti da Parigi, Bruxelles, Londra. Vediamo dove sta la prima classe. Deve essere al vagone. Gianluca! E voi? Di qua. Deve essere lui! Quando è bello, madonna, sembra un milord inglese. E per forza viene da Londra. Gianluca, figlio mio, come sei bello, sei più alto. C'è un equivoco, permette? Aldo Bergonzo, viaggiatore di commercio. La mia ditta è la rinomata Viaggio Celeste. Agenzia turistica? Pompe funebri. A sua disposizione, sì. Arrivederci. Addio, a mai. La vuoi finire di piangere? Mami! Papà! Gianluca! Chi è? Dove vai? Chi è? La tua figlia! Quella è Gianluca! Gianluca! Madonna, benedetto, come è cambiato! Mamma! Come il tuo?
Allo, papi! Papà! Ciao, Lily, ma che dice questo? Ehi, papà! Ciao! It's me! Sono tuo figlio! Papà, allora! Buongiorno, baronessa! Don Peppino, segui! Salve, caro! Salve! Ma è quello il baronetto giallo? Prendi questo! Salve, arrivederci! Che bello! È bello, salve! Ma quello giovane chi è? Il baroncino? Sì, è stato a studiare a Londra. Per diventare riccione. Ah, Gianluca? Yes, papi. Tu lo sai che nonno soffre di cuore. Se quello ti vede congelato così, ci muore subito di un colpo a polpetta. Quindi è meglio che tu vai in camera tua. Ti vesti da maschio e poi ritorni. Yes, papi. Senti, Gianluca? Yes, papi. Azzo con sto yes, papi. Senti, poi sarebbe meglio che questo coso qua, lo vedi? Questo, meglio che lo togliamo, eh? Ah, ecco qua, bravo. E al posto di questo ci mettiamo questo. Peppi, ma che cosa fai? Cosa gli fai male? Ma che male, male? Questo è un metodo nuovo, cinese. Vuoi vedere che ci piace? Little Gianluca? I do, you do. Pretty well, thank you. Hai visto che funziona? Io invece preferisco il metodo di Matilde di Canossa. Quale? Che se non riga dritto gli spezzo tutte le ossa. Ah, quanto sei cattivo, Peppi. Ah, ma arriva, thank you. Lasciami fare. Perché tutte le volte che ti tocco la... Non scappare, 5 ore devi stare con me. Questi sono i patti. Che belle chiappe che hai, Carmelina. Fermati. Fermati, Carmelina. C'è scritto anche sul contratto di lavoro. Lavatura, stiratura e inghiappettatura. Ci piace la carne giovane adesso, la signorina, eh? Non si accontenta più del vecchio ringoglio. Ma dove sta andando? Potete entrare, signorino? Entra pure, Carmelina. Siamo già a questo punto. Siamo uno stato avanzato, siamo. Bello, nipotino mio. Fatti onore, che sangue di nonno non manda. Chissà che cosa staranno facendo sotto il fresco della lenzuola e con il caldo che fa fuori. Beh, avete già finito. E che fate come i canguri dell'Albania, 5 colpi e via? Niente abbiamo fatto. Niente. E per forza, su puzz, Carmelina mia. Ah, quello è un ragazzo. Quel viene da Londra. Abituato alle londrine. Quelle sono buone londrine. Ma ora dico io, Gianluca mio. O londrino di Budapestoli, sembra chiappe, solo approfitta. La serva è servita a me, deve servire pure a te. Se no che serva, eh? Se non serve... Adesso guardiamo che fa. E che sta facendo questo? Chi è? Sono il nonno! Ah, sì, un momento solo. Beh, va bene, fai. Oh, porca puttana, maledetta. Ma come questo, invece di inghiappettarsi la serva, si fa le riviste pornografiche della Luce Rossa? Incredibile. Evidentemente a Londra i londrini sono degli autarchici. Sono tutta gente alla mano, insomma, ecco. Ah, finalmente. Sì, ero occupato. Sì, lo so che stavi occupato. Ti serve qualcosa? Che mi serve? Non lo so. Io devo dire che mi serve, mica lo devi dire tu. Sì, certo. Voglio dell'acqua, va bene? Dove vai a prendere l'acqua? Vai là, in cucina che c'è Carmelina. Sì, è meglio. E ricordati che la serva serve. Questo lo so. Hai capito? Sì, va bene, non gridare però, capito? Se non grido! Io non so come fanno a draparsi con queste riviste pornografiche. Ma ai tempi miei, se non le ringarnosse la femmina con un po' di grasso addosso, adesso sono tutte pelle ossa. Grazie per la firma, don Calogero. Arrivederci.
Scusi, signor notaio, ma perché papà ha voluto cambiare testamento? Mi dispiace. Vabbè, ma qua siamo in famiglia, lo può anche dire. Mi dispiace, don Peppino. Ma scusi, notaio, io sono il figlio, ho diritto di sapere. Mi dispiace, don Peppino. Arrivederla, tanti dispiaceri. Papà, questo è il mio papà, il mio papà. Non gridare! È morto? Non è morto. È il mio papà. Adesso ti ricordi che sei mia sorella e la figlia, eh? Tutte le volte che il sangue chiama io torno dal mio papà. Signora Linda, venga, mi faccia vicino, coraggio. Mi faccia coraggio. Va bene, cose, ma ci facciamo coraggio, fate gli affari tuoi. Perché non sei venuta papà, prima? No, perché non sei venuta prima? Ti assicuro, io mi stavo facendo... Tu ti stai facendo tutti gli uomini dell'albergo, non entrare lì, non entrare, quello muore. Strozzamenti, a me. Tu ti sei fregato 220 milioni per fare l'albergo a Taranto. 218. Più IVA, IRPE, filo, le cazzate varie, ti sei fregato il triplo di quello che avresti dovuto. Un inezio, tutto documentabile. Maledetta ladra sanguisuga. Silenzio, mi sta chiamando. Mi sta chiamando a me, mio padre, a me. Ha detto Peppino, ha detto vai via. Papà, e qui la tua bambolina è... Pepe. Che c'è? C'è male all'orecchio? C'è. Eh? C'è. Cula. C'è. C'è. Non capisco. Ricchione a me. Che c'è, papà? Vuoi dirmi qualche cosa? Vuoi che ti mando un ricchio, un prete? Mi pareva strano a me. Una femmina, 20 femmine, dimmi. Già. Già. Peppino e galantuomo Don Calogero. Sapeva disputare su tutto. Tutto, così è morto, disputando. Disputando? Sì, mi voleva dire qualche cosa. Scusi. Lo sputato in faccia ed è morto. Peppino è ricchione. Il figlio di Don Peppino è ricchione. Il baroncino è ricchione. Hai sentito? Il figlio di Don Peppino è ricchione. Ricchione, sì. Ricchione. È ricchione. Peppe. Cosimo, Gianluca è ricchione. E allora? No, niente. Mi scusi, signor barone, con gli interessi siamo arrivati a 11.111.000 lire e mi sono permesso di pignorare tutti i candelabri del funerale. Ce n'è bisogno. Grazie, signor Catalano. Con l'oliante. Sì, buttaci tu, perché buttaci tu, padre, che buttaci tu.
Calogero Patanè, barone di Martorana, cavaliere di Federico II, grande ufficiale della giarrettiera, in pieno possesso delle mie facoltà, sano di corpo e di mente, sul letto di morte dichiaro, in presenza del qui presente notaio, Alfonso Brindisi, che... Per favore, signora, si calmi. Zitto, Maria. Dichiaro, in presenza del qui presente notaio Alfonso Brindisi... La vuoi finire che quello deve dichiarare, eh? Dunque, dichiaro... E dichiaro, che dichiaro, notaio? Un momento, leggo. E che facciamo, i poker? Allora io faccio buio contro buio. Dunque... Scusi. Dichiaro, nullo ogni mio precedente testamento, E nomino erede universale mio figlio Giuseppe Peppino. Ah, che felicità, Madonna! Come disse San Leonardo Prevosto, ve lo becchetti in quel posto. E a me? A me niente? Non è giusto. E che vuoi? Tu ti sei fottuto tutto prima per costruire il famoso albergo di Taranto e per ricevere gli uomini. Io, sì, perché lei riceve. E tu? Tu che hai speso tutto? Io. Tutto, Tutto, caro notaio, tutto. Con le donne e al gioco. Con le puttane. Al gioco sì, lo perdo sempre, non c'è niente da fare, ma con le puttane no. Non lo puoi dire questo. Non è nell'indole dei patanè pagare le puttane. Ora se mai pagano a noi. Le puttane, ecco. E che voi ve ne approfittate tutti perché io sono una povera vedova. Ma non ci dare più notaio, quale vedova? Quelli fa scopiciare. Silenzio, signori, per favore. Adesso silenzio. C'è ancora da leggere una clausola. C'è una clausola? Quale è questa clausola? Faccia silenzio, signora, per favore. Dunque, mio figlio Giuseppe detto Peppino... Ad una condizione. Qual è? Mancando la quale tutta l'eredità passerebbe a mia figlia Linda. A me! Madonna, la coronetta! A me! Ma come sarebbe questa? Dettala! La bambolina sua! La strozza minghe, signor notaio! No, diciamo la bambola in famiglia! Strozza minghe! Nella vera etimologia della parola che poi viene dal greco, potrebbe perché la chiamano strozza minghe a lei? Lo dico io perché! Lo sa, signor notaio, perché la chiamano strozza minghe? Dunque, tu ti chiami strozza minghe e anche il povero papà lo sapeva! Ti ricordi quando ti sei fatto il cocchiere giapponese? Ma il cocchiere aveva gli occhi a mandorla. Ti ricordi quando ti sei fatto il ragazzo della stalla, quello bello francese? Sì, ma c'aveva gli occhi neri. E il negro? Il negro americano? Ma quello c'aveva gli occhi di velluto. No, qua c'è un'altra cosa! Silenzio, signori! Ad una condizione, che mio nipote Gianluca, figlio di Peppino, si sposi ed abbia un figlio entro un anno esatto dalla mia morte, dando così prova della virilità che ha sempre contraddistinto il nostro casato. E che sto piangi? Qua c'è da ridere e piange, scusa. È una fesseria lei. Poverina, le sta bene. È meglio hai che capito, piangi. Gianluca, hai capito? Allora, hai capito? Aspetta, Gianluca, devo pensare, aspetta un momento. No, che devi pensare? È tanto chiara la situazione. Io chissà che credevo che fosse la condizione, signor notaio. È una stronza, è una stupidetta questa. Gianluca, modestamente, è un ragazzo, guardi, è pimbande. Come disse San Gerardo, protettore del biliardo, con la stecca di Gianluca, ogni botta, filotto e buca. 31, caro Peppino, hai perso un'altra volta. E con questo fanno 2000 lire? 2 milioni. Non sento! 2 milioni! Non gridare, non sono sordo! E disgraziato! 2 milioni. Scusate un attimo, Perché continuate a giocare con Cosimo? Quello vi sbanca! Signor Barone, con i soldi che ci deve, gli interessi sono arrivati a 22.222.000 lire e mi sono permesso di pignorare tutta l'argenteria. L'argenteria? Di casa. Era proprio necessario. Arrivederlo. Osequi. Vecchio materno. Scatto in braccio. Era un amico. Cosa sono per Don Peppino 22 milioni? Tanto fra poco si sposa Gianluca e l'eredità è tutta sua. Che simpatico. A proposito di Gianluca, a che punto siamo con il matrimonio? Ha trovato la persona giusta da sposare? Va bene Cosimo, lo sai che in famiglia nessuno di noi è di bocca buona. Poi mio figlio addirittura è di gusti un po' difficili. Diciamo pure particolari. In che senso? Nel senso che
non si accontenta di una ragazza qualunque. Ah, beh. Magari la preferirebbe in pantalone. Con i baffi! Ah? Eh sì, mo mio figlio si sposa un sergente dei bersaglieri. Carmelina, ci sono molti clienti che aspettano. E che ne so? Come che ne so? Se io ti ho chiamato a fare l'aiuto infermiere, lo devi sapere. Che stai facendo? Devo preparare il sugo di noci per gli spaghetti. Per gli spaghetti. Mi raccomando che siano al dente. Al dente gli spaghetti del dentista. Che stai facendo con quello? Lo schiaccia noci, si è rotto. Oh, madonna dell'ingoronetto, lo schiaccia noci, si è rotto. E tu lo fai con le pinze che io tiro i denti alle persone. Mm. Maledetta disgraziata, tu la serva devi fare, non l'infermiere. Vado a disinfettare. E lo disinfetto subito. Ah, lo volete più disinfettato? E che cazzo è famiglia? Carmelina! Fuori! Oh, barone! Ammazzo io! Ma tu guarda un po'. Avanti primo. È incredibile. Incredibile! Buongiorno. Si accomodi, signora. Roba dell'altro mondo! Pronto, chi è? Fefe, sono io, Peppino. Dimmi, Peppino, ma guarda che ho fretta. Sì. Dunque, ti volevo dire che quando... Su, Peppino, sbrigati che ho molta fretta. Oh, madonna benedetta, ma sempre fretta c'hai. Siediti. E ascolta. Mi siedo. Ti sei seduto? Senti, tu mi avevi promesso che mi mandavi un infermiere di quel convento dell'Incoronata di Foggia, ti ricordi? Ecco, io non dico che la voglio bravissima, ma che sei giovane, ecco, qui c'è mio figlio, ci sono io, mi deve aiutare in uno studio dentistico, insomma, uno che abbia due belle tette... Ma, Peppino! Come si dice? Una mano lava l'altra e Dio perdona tutti. È possibile che non c'è una ragazza così? Credo, Peppino, di aver la ragazza da parte. Però ti devo avvertire che... ha avuto un passato burrascoso che attualmente, diciamo, è in restauro morale. Ah, sì? E quanto tempo ci vuole per il restauro? In questo momento, non so, Peppino, capisci, ho molta fretta, ne parleremo domani. Ma sempre fretta, c'è. Io vorrei sapere che c'è da fare di tanto urgente. Un funerale, se mi trattiene ancora, comincia a puzzare. Comincia che? Non ho capito, che costi puzza? Il morto! Sapesse, non è per me, è per mio figlio Gianluca. Ah, il frocio. Gianluca è frocio, lo sa tutto il paese. Ah, ecco allora perché quelli che... Carmelina! 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 Ma no, Carmelina! Ah! Che c'è? La posta è arrivata? Sì. E vai a prendere! E subito, subito! No, vacci domani! Sbrigati che ti ammazzo! Peppino! Peppino, che succede? Niente. Che succede? Qualche disgrazia? Può darsi anche che una disgrazia. Oh, Dio mio, non vuoi tenere lo scuro, Peppino, se è una disgrazia, non voglio sapere subito. Ma ti cavoli tuoi, non mi chiedere niente, se non mi incazzo, ti ammazzo pure a te, va ammazzo a tutti, va ammazzo. Ecco la posta. Ah, ecco la posta. Vattene! Vai via! Che succede, Peppino? Perché hai tante lettere oggi? È forse un anniversario? Può darsi che l'anniversario del bersagliere. Ah, vengono i bersaglieri qui? Vieni la puttana di tua madre. Peppino, che viene il bersagliere? Vieni il bersagliere col baffo e col pennecchio, che so io. Che so io, non mi chiede. Ah, e mi chiede. Questo non è. Questo non è. Questo non è, questo non può essere. E questo non è. Questa è. Questa è! Questa è. Giuseppe Patanè, è diretta a me. Tuo figlio è un ricchione. Questa è diretta a Gianluca. Oh, pure lo schizzo hanno fatto! Allora è vero. Certo, perché la lettera anonima è sempre l'unica vera verità. Gianluca! Gianluca! Sì, papà? Lo sai quello che dicono in paese? No, papà. Tu il testamento del nonno lo conosci? Sì, papà. Lo sai che c'è una condizione sine qua non che riguarda solo te sul testamento? Sì, papà. Non mi dire sembra sì, papà. No, papà. E non mi dire neanche no, papà, ma che mi dà fastidio. Ma che ti dica, allora? Tu mi devi dire... Mi devi dire solamente che cazzo vuoi fare che c'hai 20 anni, Che cosa vuoi fare? Vorrei fare... A che cosa? Il cool... Cool? Il cool... Che cool vuoi fare tu? Il cool... Il culturista! Gesù mio, il culturista vuole... Tu, mi hai dato... Tu mi hai dato lo schiaffo a me? Carmelina, a me? Io, lei fa... A me? Ah!
Hai capito che vuol fare nostro figlio? Il culturista vuol fare lo stronzo. Quelli che si mettono con 80 quintali di pesi e sono tutti ricchioni. Non ha avuto il coraggio di dirmi che gli piacciono gli uomini e mi ha trovato sta scusa. Io gli ho detto, che vuoi fare? Dici, culli, culli. Il culatone stava per dire. Alla fine mi ha detto culturista. Scusami tanto, caro, ma se tu volevi dal nostro ragazzo una risposta precisa, perché non gli hai fatto una domanda precisa? Ma come no? Non ce l'ho detto un sacco di volte, sono andato vicino al discorso, ho cercato di convincerlo. Ma non è che posso andare vicino a mio figlio e dirgli, figlio mio, ho scoperto con piacere che tu sei ricchione, va bene? Ecco, scusa tanto, caro, è che non ho capito molto bene. La parola ricchione, che cosa vuol dire esattamente, scusa? Ma è dai tuoi organi! Dunque, ricchione significa che uno che ama molto più volentieri gli uomini che non le donne. Bene, allora se solo questo che vuoi dire, Gianluca non è precisamente un ricchione, proprio per niente. No, perché tu c'hai le prove. Tu puoi dire che non lo è. E come fai a dirlo? A me, per esempio, mi ha sempre amato tantissimo. E anche a sua nonna, buonanima, quando era viva, l'amava tanto. Senti, non disputo in bacio, guarda perché siamo molto lontani. E poi non mi va oggi. Quando dico femmine, maledetta ignorante, vuol dire femmine, con la F maiuscola. F come femmina, F come fottere. Allora tu vuoi dire... Puttane. Sì, perché? Anche le puttane, perché le puttane non... Puttane. Sai che hai avuto una bella idea? Sì. Dunque, puttane è uguale puttaniere. Puttaniere è uguale cornuto. Cornuto è uguale Cosimo, armeria. Ma perché devo comprare io le cartucce? Ubbidisce e non fare domande, strozzo. E poi l'armeria a quest'ora sarà chiusa. Non ti preoccupare, ho organizzato tutto quando io. Ti sei fatto il bidet. Il bidet? E sì. Perché? Eh sì, perché le cartucce hanno bisogno di tutto un vatto igienico che quando... Insomma, vuoi entrare, sì o no? No e no. Eh sì, hai capito adesso? E sbrigati, vai! E ricordati, scimunito, che io là dentro mi faccio 4 cartucce per volta. Hai capito? No, papà! Eccolo lì, sta arrivando! Gianluca, vieni! Con permesso. Sei venuto a cercare le cartucce per il fucile di papà? Sì, mi ha mandato lui, appositamente. Ma qui non ci sono cartucce di quel tipo. Bisogna andare a prenderle in casa. Mi accompagni? Sì, se lei vuole. Dammi la mano. Andiamo a prendere le cartucce per il fucile di papà. Ma anche tu hai il tuo fucilino, no? No, io no. Oh, ma sì che ce l'hai. Accomodati, per di qua. Su, coraggio, non essere nervoso. Chi, io? No, non sono nervoso. Ma sì che sei nervoso, vedrai che caricheremo anche il tuo fucilino questa sera. E adesso siediti, su. Ecco, non avere paura. No. Oh, ecco, si è accesa la luce. Ha dato il calcio d'inizio. Ci siamo. Un pochino di whisky? No, grazie, io sono stemio. Ma dai, andiamo, un goccio di whisky non fa mai male, al contrario. Vedrai che dopo ti sentirai molto meglio. No, senta, si sta facendo tardi, io sono venuto per le cartucce. Ne parliamo dopo. Non posso, papà mi sta aspettando. Ma che ti importa? Lascialo aspettare, papà. No! Oh, cosa ti ho fatto? Non si preoccupi, non è successo nulla. Papà, dai, buttati al balcone, sbrigati. Ma come faccio? Non lo vedi che è troppo alto? Ma che è troppo alto, disgraziato? Buttati, che cornutaccio spera. Quello non sbaglia un colpo. Buttati, sbrigati. Dai. Pronto, qui casa del dottor Barone Patanè, chi è? Peppino, sono io. Ah, sei tu, amore. Raccontami tutto di Gianluca. Che è successo ieri sera? Dimmi. Proprio mentre Cosimo stava entrando in casa, a tuo figlio all'improvviso gli si è mosso qualcosa. Oh, madonna! In che senso? In quel senso lì. Ah, nel senso che diciamo, ha avuto proprio come una specie di presa da tarmac. Ma nel senso sei sicura? Vuoi che non me ne intenda? Anzi, se non te ne intendi tu, allora ci credo. Mannaggia, come sono contento, ma allora non lo è. E già, perché se si è avuto questa reazione nel momento del pericolo, a me che me ne frega, l'importante è che lo facciano. Ciao, amore, grazie. Amore, quando è che mi vieni a trovare? Prestissimo.
E quante cartucce comprerai? Disgraziata maledetta, quante cartucce comprerò? Le cartucce le convenzioniamo insieme, io e te. Ce ne facciamo 12, 15. Facciamone due, che è meglio, basta. Ciao, amore. Non è Ricchio il mio figlio. Il mio figlio non è Ricchio. È Ricchione. Chi è? Bambina, che hai? Ti senti male? Sto benissimo, sto facendo il finale dell'opera. Aspetta. Non è Ricchio! Mi manca il do di petto. Che c'è? Ah, senti, non l'hai ancora aperta la lettera. No. È arrivata questa mattina. Vediamo. Ah, come fa male la mano. Poverina. Madonna! Oddio! Madonna, benedetta! Come ti senti? Che cosa succede, bambino? Ancora disgrazie! Parla! Peppino! Non preoccuparti per Giangulino! Giangulino, hai capito l'antifona? No, non capisco, Peppino! E per forza non capisci niente! Non preoccuparti per Giangulino, perdon, Gianluchino! Fossi il nipote, te lo partorisci direttamente tuo figlio di Ricchione! Un amico! Mi devo sfogare, io me lo mangio questo! Questo amico, Peppino! Ma che amico, un figlio di puttana, un disfattista! Io l'ammazzo questo, io me lo voglio fare 4 risette! Io non ti capisco, Peppino! Sì, te ne sai tu! Io me voglio fare 4 risette, ho detto! Oh, tu sei mia moglie! Sei Iorino, devi ridere con me! 4 risette, avanti! Volevate dire qualche cosa? No, dottore, si voleva sapere come sta il Gianluca. Forse è indisposto. Sì, è indisposto, mio figlio. Sta aspettando il ciclo. Vede quella puttana di tua sorella, aspetta la motocicletta. Non ridi più adesso, eh? Appena ti viene a curare quel dente frecico, io te lo spezzo in tre, te lo spezzo. Paese di merda siete. Io stavo... Posso vedere qualche cosa? Che c'è? Non c'è nessuno, che c'è? Ho detto che c'è. Che c'è, l'ha detto lei? Azzo, che c'è? Non c'è nessuno, che vuol dire? Con oggi gli interessi sono arrivati a 33.333.000 lire e mi sono permesso di pignorare, oltre le suppellette, le lenzuola e coperte. Ce n'era proprio bisogno, eh? Mm-hmm. Rivederla. Ciorbarone. Eccola, è lei? No, Peppino. Peccato, perché questa c'ha proprio tutto. Guarda che fetta, che coscia. Ma insomma, tu cosa cerchi? Un'infermiera o cosa? Senti, Fefe, tu la clausola dell'eredità la conosci. Gianluca si deve sposare e avere un figlio al più presto. Ma non frequenta nessuno questo povero disgraziato. E speri che si sposi l'infermiera? Eh sì, ma deve essere pure uno schianto. Gianluca c'ha i gusti un po' difficili, credo. Peppino! Dio mio, non so se ho fatto bene. Senti, Fefe, con Dio ci ho parlato anch'io. Ha detto che va bene, va bene? Sì. Giù! Ecco, è lei? No. Ma insomma, io offro un posto di infermiera più vitto alloggio, ma pretendo pure che sia un bel pezzo di sveglio. Non ti preoccupare, Sonia ha fatto la spogliarellista. Peppino. Senti, Fefe, questa è buona, io assumo questa. No! Ma allora, scusa, tanto questa non viene più. Se mi volevi prendere in giro, me lo potevi pure dire senza farmi venire fino a quella stazione. Scusa. Ma hai fatto stare 35 minuti qua e vaffanculo pure tu con tutti i rispetti. Adesso basta, Scusi, stavamo scherzando col prete, allora non so, scusi. Che c'è? Con i soldi che lei ci deve, sì, ad oggi gli interessi sono arrivati a 44.444.000 lire. E mi sono permesso di pignorargli anche tutta la biblioteca, elenco telefonico compreso. Ce n'era bisogno? Arrivederci. Requiem eterno. Era un mio amico, siccome dobbiamo comprare una partita di cabine telefoniche dal Giappone, allora dobbiamo fare... Sonia! Chi è? La spogliarellista.
Ma come, tu mi avevi... Sì, è lei. Ma come? Quello già niente. Ma è proprio questo, quello degli ingoronati di Foggia che fa l'infermiera? Sì, 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 sì. È brava, simpatica, è bella. Ma bella. Buongiorno, carina. E questo è il dottor Patané, dal quale andrei a lavorare. Piacere. Beh, vogliamo andare? Sì, sì. Che ne dici? Come cavolo si deve rapare mio figlio con una tutta pelle ossa come questa? Io aspettavo due tette con due cosce. Invece quella è tutta pelle ossa. Bambino! Non c'è niente. Che? Andiamolo! Che vengo. Salve. Non dormo. E che dormo? Come si fa a dormire se quei pensieri sono mille nella gabbia? Un macinino. Un macinino, mi sembra. Peppino! Che c'è? Se posso fare, perché ti sei alzato così presto? Sono solo le sette! Sono preoccupato per Gianluca, sono preoccupato. Perché? Che cosa è successo? Non gridare, per cortesia, mi dà fastidio a prima mattina! Tu sai solo piangere e mangiare, fotti a mangiare. 8 chili di dolci sai mangiare. Sono preoccupato perché in paese mi sfottono tutti. Specialmente che quando passo dal bar, no? Proprio ieri mattina uno stronzo vicino al caffè. Io stavo prendendo l'aperitivo e quella lì... Mannaggia, maledetto letto che scivola! Ah! Stavo dicendo che mi sfottono tutti quando mi incontrano. Barone! E mi fanno la pernacchia a me, capito? Ah! Ci mancava pure questa infermiera brutta e fetenda. Perché? A me mi pare molto educata e mi piace molto. È per questo che sono preoccupato. Perché pare una monaca. Avessi visto quando è arrivata alla stazione. Buongiorno, signor Barone. Che cosa l'ho presa a fare questa? Qui c'è dato la fregatura, don Befè. Altro che balle. No. Io non ti capisco, Befè. Proprio non ti capisco. Capisco io. Io lo voglio la prova da mio figlio. Voglio la prova da Gianluca. Ci metto vicino uno con due tette e due cosce così. Voglio vedere che cosa fa. Ma perché non gli parli un poco a tuo figlio? Perché? Come fai a incazzare tu? Ma come adesso va da mio figlio e ci vado a dire? Guarda che... Però non è male l'idea. Eh sì. Guarda, non si direbbe, ma tu c'hai delle idee in quella panza non male. Grazie. E non piangere. Io adesso vado da lui e ci dico, caro Gianluca, qua il tempo passa e tu ti devi trovare una moglie e fare un figlio alla svelta, se no l'eredità va a puttane. Questo lo capirà. Io fra un'oretta lo sveglio e ci dico, facciamo colazione insieme stamattina. E ce lo dico papele papele. Lì ha detto che a te ti tira. E se a te ti tira, voglio sapere che tipo di donna ti tira, perché se ti tira, ci farei spurre un video subito, la prima notte di nozze, svelto, svelto. Beh, sì. Grazie, figlio mio. Allora, è tua, te la prometto. È decisa, è tua. Ah? Come? Sì, sì, tua, vieni qua. Mia. Gianluca, lascia fare tutto a me, perché tuo padre non sbaglia mai nelle organizzazioni. Ma papà, a che stai pensando? Lasciami fare, faremo una festa. Tutti ne parleranno, giornalisti, televisione, telecomunicati, tutti. L'importante è che tu mi fai un bel figlio maschio. Un maschio? Non ti piace maschio? Fammi una femminuccia! Che me ne frega! Maschio mi fa un figlio! Ma come si fa a fare un figlio, papà? Come? Ti devo insegnare io come si fa un figlio. Prego. Ciao. Cammina! Ciao, bello. Perché vai la ghigliottina, figlio mio bello? Siediti, su. Adesso ti do una bella pulitina ai denti, eh? Ma se me ne hai già puliti il mese passato! E te li do un'altra volta, che ti frega? Adesso ti faccio diventare i denti bianchi, che più bianchi non si può. Sonia? Sì, dottore. Vieni qua, comincia tu a fare la pulizia dei denti a Gianluca. Eccoti la benedizione, va, adesso puoi andare, figliolo. Oh, dimmi, caro figliolo. Che ne sei, ma cavallo! Peppino, basta, ma neanche in confessionale mi vuoi lasciare in pace. Sì, scusa, ti volevo dire che siamo a cavallo, Gianluca, non ci sei da niente con questo benedetto coso. Ti volevo dire che siamo a cavallo, prepara un matrimonio in grande per Gianluca. Ah, finalmente hai trovato una breve ragazza per Gianluca. Ma no, Sonia, la ragazza bruttarella che mi hai mandato tu, quella dell'ingoronetta di Foggia. È la fine del mondo, mio figlio è cotto. Facciamo 4 figli, 2 maschi e 2 femmine, così l'eredità me la farei tutto io, capito? Ma cos'è successo? Così di punto in bianco. Ma la ragazza non mi ha detto niente. E per forza, perché quella... Cosa dici? Come? Non dico per forza, perché lei ancora non...
Mi sei adesso? Non può parlare sempre con quella grande davanti alla bocca, scusa tanto. La ragazza, quella non sa niente ancora, una cosa che ho deciso io. E qui c'entra in ballo te. Io? No! La miseria, a momenti mi spezza il dito. Che? Senti, Fefè, tu mi devi aiutare. No, no, no. Sì. No, no, no. Fefè, i denti te li vuoi curare? Allora sì. Sì. E poi tu lo sai che io ti voglio bene. Ci conosciamo da quando eravamo bambini. Tu per me non sei un prete, tu sei come un Pepè. Pepè. Pepino, a te l'eredità ti dà la testa. Sì, ma avrà dato pure alla testa, ma tu capirai che io non lo faccio per me. Io lo faccio per le tre palle che ci abbiamo sul blasone. Lo faccio per l'onore della famiglia. Se quel non sposa mio figlio, io sono fottuto. E poi... non stare là a versare lacrime di coccodrillo, perché non credo una sola parola. Vabbè, allora te lo dico ridendo e scherzando. Se quello ti sposa mio figlio, io sono fottuto e mi ammazzo. Vuoi che mi ammazzi in chiesa vicino a Gesù? Prendi la pistola. Ma è stato... Pepino, ma tu sai chi è Sonia? A me che me ne frega chi è Sonia. In modo di modo a me quel che mi interessa è che questo mi faccia almeno quattro nipotini. Due maschi e due femmine. Me li fa di 9 mesi. Anche se me li fa di 7 mesi, a me che mi interessa. Anzi, tutti i 7 mesi sono figli di puttane. E tu freghetti, siamo 1-1. Dunque, hai capito? Sonia, diciamo che ha avuto un passato. Allora tu vuoi dire che è una paripatetica? No. No, precisamente diciamo che ha avuto delle esperienze. Ah, se è per questo che mi interessa a me. Lei c'ha tante esperienze, mio figlio non ce n'ha per niente, c'è la legge di compensazione. Però intendiamoci, è una brava ragazza, ha studiato da infermiera, dalle suore, ha cambiato completamente vita e adesso cerca una buona sistemazione. Beh, se per questo, non per dire, ma io modestamente in questo momento ci posso offrire, diciamo, una... Ma come, tu ce l'hai? No, dicevo, se per questo io ci posso offrire sistemazione, ricchezza, ma tu mi devi aiutare però. No, per te no. Lo farò solamente per la felicità di Gianluca. Grazie, Fefè. Però, Peppino, che tante mani così affrettate con un'infermiera. Io speravo qualcosa di più per Gianluca. Che ce ne frega, noi diciamo che è dottoressa. Ormai le cose sono fatte. Come si dice, a caporetto, a capoà. E Gianluca sta sempre là. Aspetta qua. Senti, devo dire una cosa. Ma papà! La vuoi finirli con queste zozzette? Qui davanti a tutta la gente. Sì, davanti a tutta la gente, lo devono sapere. Lei vada a fare in culo. Senti, a me non mi fai paura, io ti spezzo tutti i bicipiti, hai capito? Peppino, siamo qui, tutto bene. E che dove andare, tutto bene? Quanto sei bello, dammi un bacio. Dai un bacio al tuo fidanzato. Ecco. Mamma mia, che bella ragazza. E poi lo chiamano Ricchione. Sei contento? Caro Pepe, ce l'abbiamo fatta finalmente. Sì. Che gioia. Quando ci vuole, ci vuole. Andiamo in chiesa? Sì. Prego. A premio. Hai visto che... Ma come sono contento? Piangi? Perché piangi sempre? Hai visto? Che? Risus abunda, tinore strozza minchia. Sì, ma sono maiale. Anche tu, dai. Auguri, figlio mio. Auguri a casa. Chi è? Don Cosimo. Grazie tante, grazie. Cara. Complimenti. Quando ci vediamo? Ci vediamo dopo. Caro notaio, ha visto, siamo al primo atto. Complimenti, grazie a tutti, grazie. E non piangere sempre. Con i soldi che ci deve, gli interessi sono arrivati a 55.555.000 lire e mi sono permesso di pignorare tutti i regali del matrimonio, capito, signor Barone? Ce n'era bisogno? Arrivederla, complimenti, o se con la sua signora, arrivederci, Tante cose, vi saluti tutta la sua famiglia. Persona squisita e simpaticissima. Non sembrerebbe Ricchione.
Non solo le vie del Signore, ma anche quelle del sesso sono infinite. Tutto a posto per una foto. Ah, la foto, la foto. Oh, vabbè, un momento, la fotografia, venite. Mettete un po' più in là, voi più stretti, voi allarghetevi. Tutti i parenti della sposa, visto che non ci sono, mettiamoci qua tutti i parenti miei. Che ti pare? Tutti i miei sono i parenti. Momento! Momento, mettete. Lunari e lei al centro! Allarghiamoci qua. Ecco, breve. Il notaio c'è. Oh, sorridi, non è un funerale, tu sei lo sposo. Ronde! Ferme! Arrivederci, avvocato, ossequi. Barone, salutiamo. Niente, figuriamoci, arrivederci. Ingegnere, caro. Buonanotte, barone. Arrivederci. Signor notaio, arrivederci a presto, Splendida festa, signor barone. Grazie, grazie. Tanti auguri, auguri. Tanti auguri, sì, tanti auguri. Tanti auguri al cazzo se non mi dai subito l'eredità. L'ora è scocchetta. Maria? Mary? Maria? Che cosa è successo? Senti, Maria, e non piangere sempre. Sono già a letto di sposa. Sì, sono andata in camera. Senti, gli hai già dato i ricostituenti? Sì. Ah, ecco. E l'iniezione hai fatto? Sì. L'indovena, quella di Ciro Vitello. Meno male. Oh, e non devi piangere, non lo fa apposta. Devi star zitta. Andiamo a controllare che fanno. Ma perché vi controllare? Perché ne va del nostro interesse, no? Oh. Oh. Tu ti devi mettere d'accordo, o piangi o mangi. È meglio che piangi, almeno non ingresso. Ma che cosa ti serve? Silenzio, zitta! Fatti i cavoli tuoi! Ah. Pensa peschi, 8 milioni di baionette, zuc, 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 zuc. Ah, l'ha aperta la trincea, ah, la chepa, madonna, ah, è finita la guerra, dove sto qua? Peppino, ah, ah, come ti senti Peppino? Ah, ah, come ti senti? Ah, come Peppino. Mi pesa la chepa, come mi gira. Ah, disgraziato maledetto, di figlio che abbiamo. Stai calmo, Peppino, non ti agitare, calma. Io la ammazzo! Ah! Dai, io lo strozzo. Non ti agitare. Io lo strozzo! Ah! Ma come quelle si stava spogliando e quelle, guarda. Madonna, che mi fa male, che ora è? Sono le 10. Le 10. Di mattina? Sì. Ah, ah, come mi fa male la chepa? Non lo credo. Ah. No. Hanno consumato? Eh? Hanno consumato? Sì, ah. Un caffè. Ah. Come un caffè? Un caffè hanno consumato? Io gli si hanno fatto la cosa! Non lo so, credo di sì, ah. Non lo so. Dove stanno adesso? Sono andati via, sono andati a Capri Luna di Miele, ah. Hanno detto che telefoneranno. Ah, meno male. Allora io dormo, Va bene. Svegliami fra 9 mesi. Sì. Con un caffè! Ah, come sono contente, i miei cari nipoti. Eccola che arriva, tua zia. Guarda che sorriso ipocrita. Però non sarà colpa sua. Tu credi? E come mai siamo arrivati da 8 ore e non abbiamo ancora una camera? E allora come stanno i miei cari colombi? Scocciati, stanchi e nervosi. Sì. Però non ti preoccupare. Finalmente è pronta la vostra camera e ne potrete prendere possesso quando volete. Era ora. Sì. Però prima c'è una bella sorpresa per voi. Un'altra? Sì. Chi sono? Piero! Sono arrivato proprio adesso dall'Accademia. Guardalo com'è elegante. Sonia, questo è mio cugino Piero, è il figlio della zia Linda. Allora tu sei Sonia, la mogliettina di Gianluca. Quindi sei la mia nuova cuginetta. Già. Maledetti figli di puttana, bastardi! Ma perché ce l'avete con la mia famiglia? Povero Gianluca, ci hanno fatto le corna di appena in viaggio di nozze. Ma come, le corna si è appena sposato? Se agguando il vecchietto della fotografia, mi mangio il fegato, mi mangio! Ma guarda un po', guarda, oggi che è martedì, sono le 4, stanno a Capri, credo. Hotel Miramare, c'è il mare. 0, 8, 1, 4, 3, 2 e 1. Pronto? Per cortesia, sono il barone Patanè. C'è lì mio figlio, il Patanè Junior, il barone. Come?
No, guardi che lei mi sa che si è sbagliata, perché non posso non esserci. Se sono in viaggio di nozze, hanno preso da Miramare, io so che sono lì. Come? Lei non gridi? Chi cazzo ci crede di... Oh! Io sono il barone Padalè, ha capito? E vado a fare il... M'ha preceduto. Maria, che... qui c'è qualcuno che ci tradisce a noi. Che succede? I due ragazzi non ci stanno al Miramare di... Di Capri, non ci stanno. Sì, non ho telefonato, ma mi ha mandato pure a fare in culo a me. Sì, però... Dove stanno i ragazzi? No, tu sai qualche cosa. Senti, Peppino, io non me la sentivo proprio di mandarli in viaggio di nozze in un posto sconosciuto. E allora ho pensato... E allora dove stanno? Lo mandate a Taranto, all'albergo di tua sorella Linda. No! La sua minchia, no! E lei ne insiste tanto. Puoi assisterli meglio, ci dà meglio da mangiare. Ma qua non gli dà niente da mangiare, qua ci dà bravura mio figlio. Così si ammoscia non fa più i figli, madonna mia. Io parto, devo partire, parto. Vai, e dove vai? A caccia. Vai a caccia? Peppino mio, non fare pazzia! No, che pazzia, io sono un gentiluomo e ci faccio niente di male. Io li ammazzo! Madonna mia, che orrore! È l'albergo della strozzamiglia, mi manda i ragazzi. Quella vuole la rentana di straziente, chissà che mi ha combinato adesso. Sì, Giuseppe, che c'è? C'è Don Peppino! Chi Peppino? Col fucile? Oddio! Come? Col fucile? Adesso capisco qual è il piano della strozzaminghia. Piero, se Sonia si innamora di Piero, con chi lo fa un figlio, quel coglione di mio figlio? Ormai i giorni sono contati, sono già passati 3 mesi, rimangono solamente 9 mesi. 3 per 9, 27, i conti tornano e i baroni non prolificano. Porca puttana, quello la sta corteggiando e mio figlio non dorme. Come disse il generale Famigliulo, qui urge trovare un altro... Non mi viene mai la rima. Pronto? Lia, sono io. Chi è che parla? Franchezza da Velletri, sono Peppino. Peppino! Hai saputo che Cosimo è partito, eh? Dove sei? In studio? Ma che studio? Sono a Taranto. Lia, ho bisogno di te. Ma così? In teleselezione? Ma si può? Dimmi come si fa, dimmelo. Si prende la cornetta e si mette sopra il gettone. Come si fa? Ho bisogno di te, di vederti urgentemente. È una questione di vita o di morte. Ho capito. Ancora Gianluca. Sì, purtroppo sì, ma questa volta una cosa diversa. Lia, senti. Senti, amore, se tu mi raggiungi qua, facciamo con la posizione 78 del Kama Sutra, pagina 25. Quelle delle squimesse in cazzetto. Che bello. Vengo subito, vengo. Sì, t'aspetto. Ciao. Con questa roba il cadetto ci deve dormire a 40 ore fino all'arrivo di Lia e quando si sveglia poi ci pensa. Papà! Sì! Salve! Ero un po' di prurito alla... Ciao, come stai? Stavo un po'... E abbassati, se no come cavolo ti bacio! Salve! Ciao! Accomodatevi! Bella giornata oggi, eh? Già! Papà, guarda che non è come tu credi. Per carità, che ho detto qualche cosa io? No, non penserei... Ma non ti preoccupare, io sono un uomo navighetto. Vado a pensare che... che ce ne frega a noi? Beviamo, no? Festeggiamo che sei arrivato in licenza. E prendi questa, che c'è un po' più di gin rum dentro. Prendi questa, che è meglio. Perché c'è più alcolico, no? Ecco, fatto, vedi? Qui c'è più arancio. Voglio questo. Prendi questa, che è meglio, facciamo così. Questa a te? Sì, questa a te e questo lo prendo io, Bevi. Bevi, sei giovane, no? Bevi? Buono? Togliamo questa roba, che ce ne frega? Bevi tutto d'un bianco, fai come me, bevi? Va bene? Come ti senti? Benissimo. È simpatico da morire questo. È bello slanciato il cadetto, alto. Mi piace. Hai sonno? Io non ho sonno, e tu? Io no, a quest'ora devo... Okay. Ma stai bene tu?
Bene, ma perché continui a chiedermi come mi sento? Perché siccome hai fatto il bagno... Mi viene da ridere a me! Non ci vuoi pensare, se non mi viene da morire! Ma vuoi dire che io una lingua si lamento? Ho rischiato di morire! Sono attesa dal signor Patanè. Sono la signora Mancuso. La signora Mancuso? Pronto, Giuseppe? Cosa c'è? Nella hall c'è la signora Mancuso. Mia moglie! Allora, c'è molto da aspettare? Voglio parlare con il signor Patanè. Subito. Subito, mo le passi il barone Patanè. Chi è? Il telefono. Da quante ore sto dormendo io? Sono almeno 2 ore. No. Rispondo io. Pronto, chi è? Caro, sono qui che ti aspetto. Aspetta, ma chi è? Chi sei? Ma, Lia, caro. Lia! È l'ingegnere. Dica, ingegnere. Ma mi hai fatto venire apposta. Mi avevi promesso di fare zigzag. Io, zigzag? Dobbiamo costruire una strada zigzag, allora. Vuoi che salga? Oh, va bene, vengo io giù. Ma no, salgo io. No, che sali tu? E qui ci sono, io sto sul letto, nella stanza da letto di mio figlio, che deve fare appunto la cosa, ci vediamo. Ingegnere, dobbiamo costruire un costo. Va bene, papà, addio. Ma quale addio? Ci vediamo prestissimo, che scherzi, dobbiamo fare i conti. Che ti credi, che sto dormendo? Non muovetevi, eh? E quando si muove questo? Scarpe da cornuto. Allora è Cosimo. Madonna benedetta. Il cornutone. Allora ha seguito Lia di sicuro e quello spara. Caccia la buttere. Se la montagna non va da Maometto, andrò io da Peppino. Lia. Lia, dove sei? Che c'è tuo marito? Quel civetto spara tutte e due. Ma dov'è Peppino? Si è svegliato e è andato nella hall. Oh no! La moglie è meglio in bianco, l'amante è meglio al pepe. Ed il marito cotto aglio, le cime di re Pepe. Il pranzo è prelibeto, il gusto è delicato. Sarai un po' cornuto, ma non sei più mazzie. Ti chiama Cicciolino, tesoro pacioccone. Ma con l'amico bello poi ti bruciano il paglione. Mamma mia! Si parli col tuo amico, è bella anche la moglie. Con gli occhi se lo spoglie e poi ci vengono le voglie. Ti toccano, è occupato. Poi in mezzo stai. Mezzo sulla destra. Dico maledetto. Strozzamiglie. Ma che ci faccio in mezzo a tutti questi matti? Non mi toccare! Ma chi ti vuole toccare? Mi fai schifo! Anche tu, grazie. Beh, è proprio una fatica diventare una moglie. Ma volente o nolente ce la farò, a dispetto di tutti quanti. E adesso basta. Mi sono stufata. Sonia. Ah, sistemo tutto quanto io, non ti preoccupare tu. Sonia! Ecco il primo. Ti aspettavo, sai. 322. Cosa? Stanza 322.
stanza 322. Sonia, lasciami, ma... Su, avanti! Stanza 322. Ma che cosa ci vado a fare nella 322? Alt! Cosa, prego? Stanza 321. Ma io... Ho detto stanza 321! Ma insomma, ma perché devo andare nella stanza? C'è una sorpresa per lei. Stanza 321. Sonia! Pure lei. Mamma! Sonia! Che gioia! Che gioia! E come sta Gianluca? Bene. Ha mangiato? Sì. Ha dormito? È quello sempre. E dove sei? Dove stai? Stanza 321. Stanza 321. Lascia trovare il mio bambino. Ciao. Ciao, belle cara. No, per favore, ti prego rispetto a tua zia. Vai, dai, forza. Fingere. Forza, cosa vuoi fare? Vai. No, no, no. Non uscire dalla stanza, capito? Vai. Non voglio uscire. Forza. Togli le mani di dosso, che mi dà fastidio. Entra. Devo entrare? Entra. Guarda che io entro, Entra, papà. Guardi che se poi succede qualche casino. Entro, papà! Ah! E adesso noi due, Gianluca. Entra, entra, stai là. E io sto qua. Che gatto strano. Vici, vici, vici. Ah, eccolo il gatto. Chi è? Sono il barone Patanè. Siccome mia nuora mi ha costretto a rimanere... Tutta due la roba. Disgraziata, sforzami. Maria, vieni. Ti mangio il grasso. Lasciami. Non sono fratella. Ti sono sforzami. E sei mia sorella. E togli le cose. E se lo trovo via. Togli le cose. Togli le cose. Sì, perché ti sei messo in questa merda, ti vuoi far tutti gli uomini che vengono qua? Come hai fatto da me? Come hai fatto? Io ne qua! Sei strappa tutti! Ne mi strappi 10, se no! Ditemi come lo volete chiamare. Calogero Giuseppe Maria Federico. Io ti battezzo col nome di Calogero Giuseppe Maria Federico. Senza Maria, basta Calogero e Giuseppe, anzi Peppino. Ecco te battezzo in nome Patri e Filio e Spirito Santo. Oh. Oh. Sta lavorando. Peppe, strisce. Ecco, la cerimonia è finita e te... Dammela a me, dammela a me. Aspetta. Grande, eccolo qua, calogerino. Quanto sei bello. Che ti fai con quelle mani? Lo fai spaventare. E poi piangi. Ecco. Lo vede zio Cosimo? Questo è zio Cosimo che mi frega sempre i soldi e ti rassegno. E c'hai in mano la candela. Meglio che c'hai in mano la candela e non il fucile. È tutto suo nonno. E pure i baffi. Ecco, questo è il tuo cuginetto Piero. Il bello che fa il cadetto si vuol fare le mogli degli altri. E questa è zia Linda, la vedi? Vira, vira, vira. Fa la pernacchietta, zia Linda. Non la sa fare, piccola. Lo faccio poi io. Sì. Pio Noteio, ha visto? No, guarda il maschio, è meglio, così si accerta personalmente. È maschio, è maschio. Adesso andiamo dalla popolazione che ci attende. Calogerino, il popolo. The people! Eccoli! Eccoli qua! Facciamone un altro esempio di sempre! È difficile, mio figlio lo ripete come Paganini! Thank you, thank you! Signor Catapalco! Mi sente? Ci voglio dire una cosa a lei. Scusi, tieni tu. Chi è? Che soddisfazione.
Cittadini! Cittadini! Compaesani, vicini e lontani! Vi devo dire una cosa importante! Io oggi mi sono arricchito! E cioè volevo dire che la mia famiglia si è arricchita di un altro maschio! Il piccolo Calogerino Patanè! Che ci ha lietato di un altro membro maschile! E quando io dico membro, voglio dire membro nel vero senso della parola! Uomini e donne di poca fede, poeti, autori e scrittori, soprattutto quelli di lettere anonime, che sono tutti figli di puttana! E qualche senso lo devo dire. Ricordatevi che i Patanè non si sfottano. Perché chi sfotta i Patanè, molti guai deve passare. Non ce l'arriva, va meno fatto. Calogerino è un maschio, come tutti i membri dei Patanè, in linea diretta e intercontinentale. Chiudo. La moglie è meglio il bianco, l'amante è meglio il pepe, ed il marito cotto aglio olio ci vedi re pepe. Il pranzo è prelibato, il gusto è delicato, sarai un po' cornuto ma non sei più mazzie e to. Chiama Cicciolino, tesoro faccioccone, ma con l'amico bello poi ti brucia nel paione. Simpatico il tuo amico, è bella anche la moglie, con gli occhi se lo spoglie, poi ci vengono le voglie.